Bene ragazzi, buongiorno, siamo qui oggi con un nuovo video, buona grippata a tutti ovviamente. Oggi abbiamo questo signorino da smontare, blocco motore skipper del 98, tamburo 140 con SM06, ottimo. Adesso c'è anche l'impianto elettrico, con questa struttura architettonica incredibile, che è bellissima. Ok, partiamo con la marmitta, andiamo a togliere l'impianto elettrico, andiamo a smontarlo come sempre, vediamo cosa nasconde. Prima di tutto andiamo a cavare via l'impianto elettrico che è attaccato qui con non so cosa, del fil di ferro, la bobina. Qui non so cosa abbiano fatto, bisogna un po' interpretare. Ah, ci vuole una pinza, mi sa. Facciamo così, svitiamo questa vite. Ok, ole. Impianto elettrico completo, con tutto, anche i relè delle frecce. Fantastico, questo ottimo pezzo, tutto quanto, perfetto. Lo mettiamo da parte, anche la sua centralina, questo è quello del copricarter. Ok, partiamo dalla marmitta, che bisogna riuscire a staccare questo bagaglio qua, dicesi bagaglio. Più facile del previsto, non ce n'è così niente da toglierla. In alcuni scooter non ci passava col telaietto, qua sì. Tutto marcio. Ok, perfetto. SM06. Yes. Perfetta. Buona, un po' una bozzettina qui, però non fa rumori strani. Ottimo, la mettiamo qui da parte. Al sicuro. Perfetto. Togliamo già la ruota, magari adesso così diventa un pochino più maneggevole. Togliamo la coppiglia, prima la allarghiamo un pochino in questo modo. Ok. Poi prendiamo la pinzetta e la sfiliamo, che riesco anche a mano forse a farlo. Sono fortissimo, vedete, forza brutta. Quando uno ha la forza brutta, poi riesce a togliere le coppiglie a mano. Proprio in questo modo. Quasi. Ok, prendiamo il coperchietto, vediamo che non si è ciao, vediamo che non si è inchiodata con la 24. Ok, vediamo se viene via. Cerchio inchiodato, quindi passiamo al resto. Ho messo un po' di WD-40, adesso vediamo se si sblocca e poi riproviamo. Eventualmente devo andare a prendere la pistola d'impulsi. Andiamo a togliere via convogliatore, cuffie, solite cose. Che bello, sono già staccati, sono già mezzi svitati. Uno spettacolo. Vediamo se il quarto, è bravo oppure no. Da quanto sono lunghe queste viti? Ah, qua è un po' più rognoso. Ok. Per farlo del runner. Porcheria maledetta. Viva quello dell'Hexagon per sempre. Non è ancora venuto via. Qui non ci arrivo. Devo passarci di qua per forza. Ma lo spazio è poco. Forse conviene cavare via prima quello, ma volevo sfilare la parte di plastica perché poi rischia di rompersi quando
non si fanno i lavori. Oh, guarda te, che non è ancora venuto via. Oh, così sì. Che voi, così vedete anche voi. Ok. Perfetto. Togliamolo con delicatezza. Tac. Questo è perfetto. Ok. Lo voltiamo. Eccolo qui. Andiamo a svitare questo. La cuffiona del motore. Allora, qui dovrebbe esserci delle viti a taglio, ma quando ho messo questi, forse perché le viti a taglio. Non funzionano mai con 200 rondelle, peraltro. Togliamo un po' il cilindro. Pff, che puzza. Bella la candela. Qui c'è uno ring, non so di cosa sia. Ok. Ok, questo è a posto, il cilindro. Vediamo se c'è scritto cos'è. Gilardone, quindi sarà originale, direi. Andiamo a togliere la nostra ventola. Mi hanno messo anche una vite che non era sua. No, buono. Queste sono inchiodatissime. Sono strainchiodate queste, ragazzi. Questa è venuta via. Qui la vedo molto male, ragazzi. Ma molto male. Qui la vedo molto male. Questa qui è brutta, la teniamo per l'ultima. Proviamo con quella lì, marcia da 8. Okay, questa è venuta via. Forse non è neanche una cattiva idea metterci queste. Comunque si svitano sempre meglio. Beh, gli hanno messo anche la rondellina, tra l'altro. Quindi tutto sommato. Non è neanche così malvagia come cosa. Questa è tosta, ragazzi. Questa mi darà filo da torcere. Questa, ragazzi, è tosta. Che purtroppo avevano già mangiato un pochino anche la croce. Quindi non fa presa, ragazzi. Pronti? Top. Ok, vediamo se viene via adesso. Perfetto. Ottimo. Tanto così dobbiamo alzarci. Ok. Perfetto. Muro funziona, perfetto. Niente, ragazzi, se non viene via bisogna trapanare con molta calma, a bassi giri. Ok, come vedete è rimasta qui dentro la vite, che adesso andremo a svitare con una pinza, e qui è rimasto intatto il nostro cilindretto. Qui si è leggermente consumato all'interno, ma non fa assolutamente nulla, perché tutta la tenuta la fa questo. Perfetto. Ottimo.
Ok. Togliamo il volano adesso. Estrattore solito. Chiave da 19. Rondella. Volano ok, impolverato, ma ok. Ok, perfetto. Adesso c'è la parte divertente. Questo lo mettiamo, vabbè, lasciamo stare dopo. Svitare le viti. Dell'accensione. Uno. Questa grande svitata. Allunghiamo il braccio con questo, si fa un po' meglio perché ci fa più forza. Ok, mamma mia che lavoracci, odio fare queste cose. Oh, sono venute via tutte, mi sa, non ne sono certo. Sempre sottofondi intelligenti qua, like solo per sottofondo. Se non sbaglio era affissato solo qui questo filtro. Sì. Giusto anche là sopra, adesso andiamo a svitare anche là sopra. Se trovo dove ho messo quel maledetto, eccolo qua. Ok, filtro ok, perfetto. Svitare anche questo qui, dato che ci siamo, il paraschissi. Ok, c'è la morte sopra, ma è pulito, cioè è pulito pulito tutto tranne qui sotto. Era che è rimasto attaccato. Ah, giusto, è vero. Mi dimentico le cose fondamentali, cioè questo. Uno. Due. E se non c'è. Ok.
sei rimasta l'ultima, maledizione. Sei rimasta questa. Cromato come vuole la tradizione. Questo mica viene via. La vedo un po' male, di solito la campana è inchiodata dura in questi casi, anche il cortile di coppia potrebbe essere inchiodato duro, infatti la campana non viene fuori. Classico, grande classico. Poi togliamo via questo, togliamo via il variatore. C'è quello a grasso, non messo malissimo, pignoncino di avviamento, solito, qua non tocchiamo niente, andiamo a usare l'estrattore per tagliare la campana adesso, sì, non viene fuori neanche se prego. Ok, andiamo a stringerlo. L'importante è che sia ben centrato sul mio asse ruota, scusatemi, volevo dire sul primario, e poi con la pistola andiamo a alzarlo. Dovrebbe essersi staccata, è una delle più toste mai trovate questa, vi dico la verità. Speriamo che non sia rimasto bloccato anche il cuscinetto. Allora, andiamo un po'. No, attenzione, c'è un rasamento che non ho mai visto qui dentro. Del solito cuscinetto, ok. C'è un rasamento qua. C'è un rasamento. Boh. Chi ce l'ha messo un rasamento qui? E perché soprattutto? Boh. Qua c'è il suo spessorino. I rapporti sono ok. L'odore non ha gioco, direi che ci siamo. Gruppo frizione perfetto, correttore di coppia, le piste ok, perfette, solo un po' di sporca, ma non sono rovinate. Ottimo. Togliamo il carburatore, correttore marcissimo tra l'altro. Ok, ok, il nostro caro amico 20 Mikuni. Ok, togliamo la soste. Perfetto. E ora ci manca il cilindro da smontare, la candela fantastica. Allora, vediamo un po' se vengono via. Mamma mia. Mamma mia, si è inchiodato. Non è stato con la pistola? Pazzesco. Ok. Le hanno strette con la pistola. Con lo smontagomme le hanno strette. Pazzesco, cioè.
Sono curioso di vedere come ho messo il cilindro. Rondelle, ok. Testo ok, 150 pulita. Vediamo il cilindrone. Fascia ok. Non male. Cilindrone in buone condizioni. Non c'è la guarnizione. Hanno messo solo della pasta. Bah. Pistone come messo? Buone condizioni anche lui. L'albero è originale. Ok. Prigionieri ok. Smontiamo l'albero. Scusate, smontiamo il pistone. Perfetto. Ho visto una cosa bellissima. Mi sa. Adesso vado a vedere meglio però. Uscire maledetto. Guardate qui che bello. Guardate qui sul bordo che è scavato. Tra l'altro il pistone non ha mica beccato delle grippate o robe del genere, non ha niente. Qui è un po' segnato, ma l'hanno segnato secondo me smontandolo o montandolo. Il cilindro non ha neanche grippate, sì, non è Miss Mondo, ma cioè Mister Mondo, ma non è neanche chissà che cosa. Non ha preso grippatone. Boh.